Inaugurata al Fortino la terza edizione di La Genetica della Non Violenza, organizzata dall'Associazione Fortemente Noi, con il patrocinio della Regione, della Provincia di Lucca, del Comune di Forte dei Marmi, in collaborazione con la Galleria del Transmanierismo Contemporaneo, movimento artistico fondato a metà degli anni Ottanta. Quattro i transmanieristi: Adriano Venturelli, Fausto Denisco, Daniele Dell'Angelo Custode, Maurizio Gabbana, che presentano le loro opere. Quattro differenti percorsi artistici che intrecciano temi pittorici, scultori, fotografici, declinando un comune sentire verso il quale converge il loro impegno contro guerra e violenza. Abbiamo fatto una sintesi perché lo spazio qui a Forte dei Marmi ci ha permesso di portare una cinquantina di opere e attraverso queste opere dedicate alla genetica della non violenza dai quattro artisti del transmanierismo abbiamo appunto generato questa esposizione. Sono opere e fotografie, sculture, arte pittorica e fotografia che si sviluppano sia al piano terra, al primo piano e al terzo piano. L'esposizione potrà essere visitata a ingresso libero questo sabato e domenica. Presenta al taglio del nastro anche la classe quinta delle primarie canossiane e proprio alle scuole è rivolto il nuovo progetto di educazione all'affettività curato dalla psicologa Valentina Groppi. Abbiamo lavorato con la finalità di coinvolgere gli alunni, i genitori e i docenti in un percorso di conoscenza di se stessi, delle proprie emozioni e soprattutto anche delle emozioni altrui, quindi riconoscere quello che le altre persone provano e ci comunicano quotidianamente. La scuola diventa un punto dove implementare, dove sviluppare questi importanti concetti e diventare anche cittadini più aperti, più solidali, più accondiscendenti nel riconoscere anche le diversità.